Allez, allons à présent pêche-tilog et chasse rabi pour thème in zone zendou et chaspet à Jean-Philippe Mattei. Bon azer. Salut Ostila, salut à tous. Felici di ritrovo avec qui in zone stasera à Grucera di l'Alta Rocca. Alors, in qualche chiffre, Zons è 130 km quadrati, quasi 3.000 abitanti tra Piadia di Santa Lucia di Portivecchio, i Sfarenti Paesoli e il paese di Zons. Un paese ricco assai per la sua diversità, ma di nuovo per la sua attività turistica. Per parlare di suo paese, due invitati, Marie-Thérèse Baranowski, siete aggiunta a Omer in Zons. Buonasera. Buonasera. Buonasera di nuovo, Olivier De Peretti, siete voi panatero e a tempo chef di centro di I Pompieri qui in Zons. Salute. Buonasera. Allora, una prima domanda, Marie-Thérèse Baranowski. Su paese, tra Baveda, tra il paese di Zons, tra i Baisol, come gestite? È complicata? Allora, su paese, tra Baveda, tra il paese di Zons, tra Santa Lucia di Zons, in Zons si campa proprio bene. D'estate come d'inverno. Con micro, attenzione al micro. D'estate come d'inverno, ci passa sempre qualcosa. Si può dire che c'è sempre l'attività, fatta fine. Attività sempre, d'inverno come d'estate. Ci passa sempre qualcosa. Voilà. Olivier De Peretti, siete da consenso con questa? C'è di sicuro di più attività d'estate, ma d'inverno com'è? Ieri d'estate è sicuro che c'è più attività, dopo l'inverno un paese come tutti i paesi dell'Alta Rocca è più calmo e c'è molta meno attività, ma c'è sempre qualcosa di vivente quantunque. Ci sono i commerci che sono in fatta vine sempre a parte? Sì, ci sono i commerci, qui in Zons c'è quattro commerci che sono a parte all'annata e dopo ci sono quelli che aprono il pastatino. E quale si sono? Bon, c'è la vostra panateria, mi è venuta su dieta bene, c'è lo spar, ma di nuovo c'è di sicuro sanitario. C'è l'epicerie dell'Andriani di nuovo e dopo c'è la posta che a parte di nuovo, che è qualcosa di bene di nuovo. E dopo abbiamo uno sciuduttore in paese. Allora, per parlare di questi dieti e di questi commerci che sono a parte alla nata, le mie figlie e i nostri dieti, come ho fatto a rimanere con Clément Tronchon e Fabien Bernardini, questi commerci a parte alla nata che mantengono la vita, figliolate. Considerato come un paese turistico, Zons campa soprattutto l'estate, con delle osterie, l'albergo e le imprese di gagnoningo di bicicletta per bavere da sua parte. Eppure, parecchi commerci stanno a parte anche d'inverno. Importante per i paesani che campano alla natte, soprattutto in i baisoli come Paccionitoli o Garabona, ma per i più anziani sono scambiati i tempi e i luoghi. Importante, ma io voglio dire un affare. Zons è diventato un paese di turisti. Innanzi te a me l'hotel, il ristorante, a parte anche d'inverno e i bar, ora non c'è più nulla. Un magazzino di un centro di un paese accoglie la gente alla natte. Scambiano l'orario e sono meno numerosi i barsunali passando da 7 a 3, ma basta creare un logo di 8. Il y a des gens qui sont tout seuls, donc c'est vrai qu'il y a besoin de savoir comment ça va, la santé. Sans parler, on n'est pas des médecins, mais on a besoin aussi d'être un petit peu le côté relationnel. C'est important d'avoir des gens avec qui échanger. Dopo tre generazioni, a famiglia De Peretti faccio pane qui d'inverno e d'estate. Si propone di tutto in più di un pane come un caffè e abeille. Si va anche un dragolino in durudione per portare il pane al più vicino degli abitanti. D'estate c'è tre volte di più passaggio e in funzione di stagione un nemico di stesso lavoro. In termini di passaggio, di consumazione e tutto ça, on a quand même i nostri clienti abituali che restano all'année, che sono fidèli, ma l'hiver ça devient di più in più complicato. Terzo luogo assai importante quando è stretta e si biottano apposta. Era passato d'inverno scorso in Zons, ma c'è sempre per portare il corriere in casa e ritirare i soldi. Moi je suis facteur guichetier, donc l'hiver je fais le guichet le matin et après je pars en tournée. Et l'été, pour que le guichet soit ouvert plus longtemps, on embauche donc, ma collègue que vous avez vue tout à l'heure, qui va faire la tournée et moi je fais le guichet le matin et l'après-midi. C'est un combat de tous les jours, là dans la région, tous les villages, on essaie de faire en sorte de pouvoir maintenir nos bureaux. Quoi. Zons Attadino a Zoppia di Acupinari di Santa Lucia di Portivecchio e a gestione alla natta con la montagna assai sfarente. Ma non c'è la scanta né l'una né l'altra per Omer e la cultura che faccia lì. Nous avons concentré sur une action très forte de lien social avec une MJC notamment qui a été créée maintenant il y a 3 ans et en pleine période Covid, mais qui impacte plus de 300 familles, qui a une action sur toute l'Alta Rocca. Hein. C'est plus de 600 personnes avec des ateliers de langue corse notamment, de théâtre, des activités culturelles qui sont dispensées tant sur le littoral que sur la montagne.
D'abavé de la gestion particulière, à Piaggia et à la piazza di Crociera, tra Fiumurbu, Altaro che Porti Vitiaccio, Zonza ha un'importanza particolare in Urugione. A sua sfida, consiglia attività economica e ambiente, vita paesana e turismo, una strada così lunga fa. Allora, ecco, avete visto su suo dietro Olivier De Peretti, la panataria che si vede in suo dietro è a vostra. È un lavoro sfarente, fatta vino, infatti, tra l'inverno c'è poca gente e l'estate assai gente. Sì, è vero che voilà, di statine c'è molto più gente, quindi ci vuole più impiegati, dopo l'invernata c'è poco lavoro, stiamo in famiglia, come vedolo. E quindi ci vuole trovare personale dopo per poter fare questa statina. Ti hai avuto difficoltà in inverno scorso che siete stati obbligati a piantare i vostri irini paesi? Io ho piantato i tornati che gli facevo in tutta l'Alta Rocca perché c'è un mondo e dopo ancora l'impiegato è difficile a trovare l'impiegato. Ma quanto a vostra presenza, a vostra apertura, allora, dico di modo generale, l'insieme di commercio, l'apertura all'inverno, è quasi una missione di servizio pubblico qui. Se noi facciamo ciò che c'è d'inverno in senso, non faremo più nulla. Anche per me, vedo che a boulangerie vendo il pane, ma si prendono il caffè, si mangiano qualcosa e tutto il mondo un po' si ritrova la mattina a boulangerie. Allora, in senso, ci sono i baisoli come Carabone e Pacciunitoli. Quando avete particolare, posso che siete lontano di ristoranti, poi ci state, Marie-Thérèse Baranowski, spiegateci la vita quando. Ie, due isoli, Carabone e Pacciunitoli. Ie, siamo lontani di commerci, ma ci campiamo bene. La gente fa tutto ciò che ha fatto. Basta di aller ma va qualcosa, basta di dire ma va qualcosa, donc riunioni, aperitivi, ripasti, e tutto il mondo trova a sua piazza. C'è una solidarietà di petalanziani, no? Di solidarietà, avete e propria Sai bene, si sta bene. Si sta bene, ci occupiamo di anziani, voilà, siamo bene, siamo bene. Una domanda. Giovani e anziani. Sicuro, cioè ha accontentato tutto il mondo. Sì. Una domanda a Nantavo Turismo, Olivier De Peretti, ho scontato appena dopo il principio dell'intervista, eppure è ciò che bivaccia un po' la nata, perché l'inverno c'è da onde, è appena più complicato. È sicuro che se non tagliamo mica la statina non si può mica tenere l'invernata, basta avere non siamo che quattro a stare l'invernata e se non tagliamo mica la statina non è mica possibile di passare un'annata così. Ci vorrebbe fare di più di meno, questa non c'è appena di meno un mondo quanto che in senso. Ci vorrei a fare come? Ci vorrei a promuovere di più il turismo, gestirlo di un'altra maniera? Che sarebbe la vostra visione a voi? Ci sarebbe da fare sicuramente, ma dopo ci vuole che tutto il mondo si mettesse insieme e prova a trovare la maniera di far stare il turismo, di vedere di non fare i traversati, che disegnano meno cari. Ci vuole a discutere tutti insieme, d'après me. Allora, il turismo ne profitta, dunque, sicura. Senza c'è l'ipodromo di Viseo, appena su, sopra il paese. Che di noi, Marie-Thérèse Baranowski, è un vero gioiello per una di Senza? Viseo è il nostro. E domenica c'è da essere una corsa di cavalli, subitata di un festival di canzone a corsa il 3 e 4 di agosto prossimo. E d'estate je dirais que beaucoup de manifestations, excusez-moi, beaucoup de manifestations dans le jour avisé, il y a beaucoup de choses qui se passent, et même l'hiver
le printemps surtout. Nous n'oublions pas nos aînés, parce que nous préparons justement une merindé, la géante. Les anciens sont invités et sont très contents d'être là-haut sur ce site remarquable. C'è l'ippodromo di Visio che può arrivare uno dei più alti d'Europa, così si dice, assai famosa. È verità. Una domanda, Olivier de Perret, abbiamo parlato della vostra banateria, del vostro mestiere di banatero. Siete di nuovo uno dei chef di Bompieri qui. Bon, c'è di sicuro un'attività assai importante. Bon, pensiamo di sicuro al 2009, quando c'è stato il Vogue Naudè. Pensiamo di sicuro al soccorso in Baueda. Come fate? Bon, toute la région, c'est à vos restes de Baveda, des hôpitaux, et pour tous vos restes que nous avons autour, c'est à la quotidienne. Et après, c'est aussi court de nous à Ipartone. L'activité elle-même de statine est plus importante parce qu'il y a plus de monde, mais c'est aussi de penser de nous à tous les noches qui sont ici toute l'invernate pour déporter aussi court. D'armentà qui di nuovo l'affare familiare, posto qui il vostro video, il faccio di nuovo spegni voi, una missione di sicuro che pare importante, così si compie questa pagina Pesiloghi in Sonza. Un ringrazio di sicuro a Maria di averci accolto, giusto il tempo di ringraziarvi Marie-Thérèse Baranowski di essere stata la nostra invitata, poi di nuovo Olivier de Peretti, un ringrazio maio di nuovo a Clément Tronchon che anche se non capisce mica il corso si è investito assai a rimane e si è interessato assai uso dietro, un ringrazio maio all'uomo che fa volare il drone in diretta come tutti gli UNR, Yann Benard, tutte le squadre tecniche che si traboccano tutte le settimane in tutta Corsica. Ecco, Ostella, tocca a voi. Buonasera a tutti. Giusto il tempo di Dibi Guantun, qui la settimana che bene saremo con Paul Salor in Cassanici, in Orezza, in Piezzole. Buonasera a tutti. A ringraziarvi, Jean-Philippe Mattei.